Quindi ho deciso di cambiare lavoro. Ho deciso di cambiare lavoro. Quindi che metaprogramma è? Che metaprogramma è questo? Ve ne ho già dati tre metaprogrammi. Allora, no, Changdown sì, ma ve ne ho dato un altro al fine. Quindi ho deciso di cambiare lavoro. Che metaprogramma è questo? Ve ne ho dati tre. Che colleghi sono dei Rom? Che metaprogramma è? Ve ne ho dato un altro, ve ne ho dato. Non riuscite a cogliere, ve ne ho dato un altro. Brava, Caragliano, autoreferenziale. Oh, ma la Caragliano cos'hai fatto oggi? Li hai azzeccati tutti, Caragliano. Che hai fatto? Ti sei fatto una flebo di furbite acuta? Ma che autoattributivo? Che autoattributivo? No, no, non è autoattributivo. Non è autoattributivo. E andiamo avanti. La Caragliano li ha azzeccati tutti, è autoreferenziale. Io ho deciso di cambiare lavoro. E adesso vado avanti. Anche se devo dire che in effetti sono un po' sfortunato nella scelta dei lavori. Ma che verso? Betty, che verso? Ve ne sto dando un altro. Io sono un po' sfortunato nella scelta dei lavori. Allora, dai, vi ho dato un altro di metaprogramma. Tutti in una frase. Sono un po' sfortunato nella scelta dei lavori. Che metaprogramma è questo? Che metaprogramma è? Sono un po' sfortunato nella scelta dei lavori. Potrebbe essere una verifica, questo potreste averlo capito. Brava, Caragliano! L'ha azzeccato anche il desiderio, autoattributivo. Ma oggi la Caragliano si è fatta un litro di furbite acuta, di sotto non azzecca niente. Ma adesso ve ne dico un altro. Sempre parlando, questo qui continua a parlare, no? Sono un po' sfortunato nella scelta dei lavori, ma mi immagino che di avere un futuro roseo nella mia vita. Mi immagino di avere un futuro roseo nella mia vita. Che metaprogramma vi sto dando? Sì, quello sì, ma ve ne sto dando un altro adesso. Ve ne sto dando un altro. Mi immagino di avere un futuro roseo nella mia vita. Ah, brava, visivo, Caragliano, hai visto? Brava, Caragliano, brava. Compulsiva. Oh, ma oggi che hai fatto la Caragliano? Ti sei dopata. La Caragliano è dopata, è dopata. È dopata. Adesso ve ne do un altro. Brava, brava, adesso ve ne do un altro. Perché io ho dei programmi a lungo termine. Ho dei programmi a lungo termine e so dove voglio arrivare. Ho dei programmi a lungo termine e so dove voglio arrivare. Vi sto dando un'altra indicazione di un altro metaprogramma. Adesso faccio le frasi. Vi sto dando un'altra indicazione. Io ho una visione rosea della vita e una visione a lungo termine e so dove voglio arrivare. Vediamo se la Caragliano ha fatto doping completo. Allora, dai, anche questo, com'è? Ho una visione a lungo termine, so dove voglio arrivare. Ma che chunking up? No, no, no. No, 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 no. Visione a lungo termine, ho una visione chiara della mia vita. Questo sarebbe sempre visivo, però a lungo termine. So esattamente quello che, dove voglio andare. No, che autoreferenziale. Che autoreferenziale! Ma che app? Che app? No, visivo sì, l'abbiamo già detto, però uno che ti fa, che si proietta nel futuro, che cavolo di metaprogramma avrà? Quello del tempo, no? Se io parlo del tempo, se io parlo di un futuro lontano, che cavolo di metaprogramma avrò? Avrò un metaprogramma in time o through time? In time o through time? In time o through time? Allora, rispondete, malgascioni. In time o through time? Abbiamo fatto quattro lezioni sul metaprogramma del tempo. In time o through time? Brava, Michele Renoso, brava. Full time. Beh, ma studiare, ragazzi, allora, io ho detto, la prima cosa, dovete studiare però, ragazzi, se non studiate, esatto, full time, perché quello in time non vede il futuro lontano. Quello in time al massimo vede domani mattina e vede full time. Ho capito se non le seguite, però sono tutte cose che. Quindi tutta questa roba qua, ma chi se ne frega come si scrive? Va bene full time, non avete studiato. No, ma che full time? Full time e part time sono i posti di lavoro, no?
Comunque